Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Sassari, siamo ospiti della Casa della Fraterna Solidarietà e siamo in compagnia del presidente Aldo Meloni, sì, grazie Aldo per Meloni. Averci ricevuto. Grazie a voi. E raccontiamo un po' questa realtà, che è una realtà sì. molto particolare. Intanto iniziamo col dire, siete un'organizzazione di volontariato, una ODV, sì. che ha iniziato nel 2006 l'attività quando ancora era il piccolo locale della Divina Provvidenza. Bravo. Era proprio piccolino, sì, piccolino. Sì, 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 sì. E poi cosa è successo? No, poi è successo che così qualcuno ha apprezzato quello che facevamo, ovviamente qualcuno politico, anzi era la presidente della provincia, e ha detto, ma scusate, ma se volete un po' di spazio, io ve lo procuro. Dove? Dice la vecchia questura. Io ho detto... Perché erano locali dismessi. Sono ancora dismessi, lassù, eccetera. Gli ho detto, assolutamente, siamo venuti qua, veramente è il posto centrale, più comodo, ma non per noi, per i per poveri. Gli utenti. Per gli utenti. Fra l'altro, sulla marciapiede di fronte, sosta anche, sì, fa la sua fermata il pullman, quindi anche dei poveri che vengono dall'interno, così, della città, salgono là, ma non pagano magari il biglietto, eccetera, eccetera, se ne vanno via con quello che gli occorre. Ecco, parliamo di quello che occorre a queste persone. Voi avete diverse attività, sì, infatti noi sì, sì, sì. oggi ci troviamo qui in mezzo, diciamo, a una parte degli indumenti sì, che voi raccogliete sì, e che poi cercate di... E perfino gli abiti da sposa nuovi, abbiamo roba con etichetta, molta... No, guardi, veramente a quel punto di vista. Noi cosa facciamo? Ogni mattina, escluse i giorni di festa, domenica, qualche giorno di festa comune. Però attento, la cosa più importante è dar da mangiare agli affamati e vestire gli ignudi, come dice il Vangelo. Noi lo facciamo e per questo servizio non vogliamo sapere, fratello, chi sei, perché hai bisogno, né quali sono le tue idee, né qual è la tua religione, né qual è la tua nazionalità. Non vogliamo sapere niente. Seguiamo il dettato del Vangelo. Diciamo che ultimamente sono sempre stati parecchi i nostri affezionati clienti, chiamiamoli così, quotidiani, ma adesso c'è normalmente un'impennata, stiamo arrivando a 300 sacchetti in mezz'ora, in 45 minuti, perché di più non è necessario aprire, perché vengono puntuali, sanno qual è l'orario. Anzi, c'è gente in fila ore prima, come se scappasse. Ma quello no, ma quella è una cosa assurda, perché sanno benissimo che c'è per tutti. Oggi non c'è stato per tutti, devo dire la verità. Non c'è stato per tutti perché hanno superato le 300 persone. 300 sacchetti di derrate alimentari. Vanno preparati. E vanno preparati. Non voglio dire che abbiano il loro costo, questo non c'entra niente. Però ormai ci si era stabilizzati sui 250, 260. E adesso in un paio di giorni un'altra follia. Io penso che ci stiamo riavvicinando, ma spero di no, perché veramente sarebbe troppo anche per noi, ai 500 che venivano ogni mattina nel lockdown. Ma qual è stato il picco? Diciamo, il picco, una cosa allucinante, tanto che avevamo anche la protezione civile, eccetera, eccetera, che per tenere a bada tutte queste persone, a bada, tenere in ordine. Che un non, po' di ordine per perché, strada, perché quella perché, disperazione... Sì, guardi, era una cosa impressionante. Adesso, diciamo che c'eravamo illusi in una naturale diminuzione, una piccola contrazione. Sbagliato. Noi che siamo tutti i giorni, un po' le facce più o meno, non sono sempre le stesse, vabbè, ma dice, ma adesso è tutta un'altra storia. Gente mai vista, manco per sbaglio. Questo significa che ormai c'è nuovamente un'esplosione di povertà. Thank you.
labbra incarnati preziosi. Roberta sai più che diamanti, Roberta sai più che diamanti. In un'intervista che le ho fatto un po' di tempo fa, lei mi disse, io credo da tempi memorabili, in tre valori soprattutto. Sì. Quali sono questi tre valori su libertà, cui… Libertà, uguaglianza, fratellanza e solidarietà. Ecco, qui ne abbiamo aggiunto un altro, no, poi sì. Sono diventati quattro nel frattempo, sì. Perché no, la crisi aumenta un po' tutto. Non ho voluto esagerare, l'altra volta esagero adesso. Ecco, e questo è praticamente un po', sono i fondamenti anche della vostra associazione. Ma questa è un'associazione che ha anche un altro piccolo apprezzabile particolare. Tutti volontari puri, nessuno prende un euro, per capirci. Ecco. E tutte persone anche tra l'altro non giovanissime, ho visto che stanno mettendo a disposizione proprio il tempo libero col cuore. Ma è quello che ci vuole anche un po' di tempo libero per fare un volontariato come il nostro. E apri tutti i giorni, siamo una bottega. D'estate cosa succede? Voi chiaramente volete andare in vacanza? Ma siccome la fame non va in ferie, apriamo anche ad agosto. Siamo gli unici, quasi. Per dare una risposta anche in un momento in cui chiaramente i servizi un po' si paralizzano. Ma si paralizza tutto, si paralizza tutto. Come fa questa gente se, non lo so, la fame qualcuno anche dei ricchi l'avrebbe dovuta provare per capire cosa significa non avere niente a casa da mangiare. Noi forse avete visto là tutto quello che abbiamo come risorse alimentari. E noi ci preoccupiamo di tutto. Allora, è inutile che tu gli dia soltanto il sacchetto di derrate alimentari. Porca miseria, devono cucinarla questa roba. Ma se non hanno i soldi per la carta igienica, e gli diamo anche questi, come fanno a comprare la bombola? La maggior ragione è che ha un costo. Bene. Lì però che cosa succede? Che non la potete dare a tutti perché ha fermo. Un suo costo? No, non è che non la diamo a tutti. La diamo a tutti quelli che ci presentano in questa… I più indigenti. No, ci devono presentare l'ISE. Posso sicuro, perché verba volant, facta manent. Ecco, la verità sembrerà poco, ma se la mette a tutto il resto, a tutte le spese che sosteniamo quotidianamente, diciamo che ho pagato la fattura di questo mese, 2.100 euro di bombole. Moltiplicati 12 mesi fanno cifre anche quello. Fanno cifre anche quello. Parlando invece di generi alimentari, quindi generi di prima necessità, voi avete aderito al consorzio Alimentis. Cosa succede? Ecco, spieghiamo a chi non lo conosce. Poi anche là non è che sia sufficiente, grazie al cielo, è una cosa avvenuta fantastica, dobbiamo ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati di realizzarlo. Alimentis, quando mi proposero di entrare a far parte di questa realtà, si parlava di soldi. Io ho detto no, soldi non va bene, io mi tiro subito indietro, perché i soldi poi pigliano tante altre direzioni. Non anche può da succedere soli. Qualcosa di spiacevole, può strada facendo. Allora, ci date, fate gli accordi con i fornitori di derrate alimentari e a noi ci date i buoni da spendere. Quindi per esempio catene di supermercati che possono mettere anche insomma, quei generi che stanno per andare a scadenza. Guarda, no, un genere di scadenza non ci sono scaduti, prossimi. Ma è un vantaggio per loro, ma anche noi non vogliamo la roba così, perché è roba pagata da Alimentis, ma destinata a noi. E quindi diciamo che c'è la Conad, c'è Eurospin addirittura nazionale. E sono riuscito perché mi hanno cercato loro, evidentemente questa casa della fraternità solidarietà qualche volta vola anche un po', si solleva da terra, e sono venuti loro a parlarmi. Io gli ho detto benissimo, volete vi metto in contatto con il responsabile, l'amministratore, che poi è un prete anche, no? Lo conosce, sì, Don Marco Lai. Sì, certo. Ecco, se ne parla con lui e vedete se potete entrare a far parte. Però c'è una cosa, voi dovete portarci la merce qua, alla casa della Fraterna Solidarietà. Tutto questo è avvenuto. E sono contenti, perché quando rimaniamo un po' senza fare un ordine, chiamano loro per dire, ma non vi serve niente, avete bisogno di questo. Ahimè, abbiamo sempre bisogno, perché avete visto la fila. È una cosa straordinaria. Quindi alimenti sotto questo profilo,
ci ha aiutato a non depauperarci del tutto e a essere più generosi, ma per, non è una generosità campatinaria, alla concretezza. Questa è gente che ha bisogno di tutto. Un po' di numeri li abbiamo dati, abbiamo detto state arrivando punte nuovamente alte, 300 sacchetti Capri, anche oggi consegnati. Capri, siamo supermarket a questo punto, certo. Non un market normale. Poi 30 volontari che a turno garantiscono la copertura dal lunedì al sabato. Al sabato assolutamente, no. Ma c'è una cifra che mi ha molto molto sorpreso, delle bombole ci abbiamo già parlato, una cifra ancora più grande che riguarda una bellissima realtà. Un'unica realtà. Ecco, spieghiamo che cos'è. Semplicemente, allora, siccome in questa nostra bella Italia, in questa nostra bella Sardegna, in questa nostra meravigliosa Sassari, ci sono un sacco di persone, giovani anche, sdentate. E chi è che pensa, se dal dentista devi avere i soldi per pagarlo, la sanità pubblica ti fa l'estrazione, ma non ti fa una dentiera. Siamo riusciti a trovare un dentista che fa volontariato, un odontotecnico fantastico che fa volontariato e noi procuriamo i soldi per comprare tutto il materiale che ci vuole per fare la dentiera. Ma quello che mi ha colpito molto è che non sono gli anziani solo, addirittura ci sono ragazze giovani che mi fermano anche per strada e mi dico: guardi, aprono la bocca. E le vedi sdentate, dice, orrore, una ragazza giovane senza denti. Ecco, appunto, di numeri parlavamo, lei mi ha detto la cifra, quante protesi avete montate. Noi siamo vivi da 16 anni, okay. Però da 9 anni abbiamo iniziato, 9 anni fa abbiamo iniziato anche questa cosa, e ne avete... ormai siamo a 1400. Ogni 15 giorni facciamo un'altra cosa, gli doniamo la pasta per tenerle su, perché bisogna pensare un po' a tutti. Come dico io, a coloro i quali dice vabbè, dice, ma voi gli date già da mangiare, la roba da mangiare, ma glielo ho detto prima, come cavolo fanno a cucinare? Quindi, e a masticare, debbono avere sempre anche la pasta, ogni 15 giorni vengono e gliela diamo, altrimenti non raggiungiamo l'obiettivo. Invece, a proposito di obiettivi, uno dei prossimi è quello di riaprire quell'angolo con per i bambini, assolutamente per i bambini. Adesso non mi ricordo se sia a 12 anni, perché c'è stata questa interruzione, mi ha chiamato il dentista e dice: guarda, ce la faccio adesso, perché lavora anche lui, è un dipendente anche pubblico, quindi si ritaglia il tempo settimanale per vedere un certo numero di bambini. E la cosa che abbiamo fatto la volta scorsa, e la ripeteremo spero anche quest'anno, è che poi c'è il proprietario del negozio di occhiali, l'ottico, che viene con un cesto di occhiali nuovi di zecca, di vari colori, e fa scegliere i bambini. Quella è la parte più difficile. I bambini non hanno paura del dentista, ma quando devono scegliere gli occhiali rimangono anche un quarto d'ora a dire questo no, questo no, questo no, questo no. Una cosa fantastica, è anche molto carina. Cioè vi ha bloccati soltanto la pandemia e quindi adesso state riprendendo anche con questa attività. Sì, no, ci ha bloccato per questa attività, perché bambini e mamme farli entrare, certo, qua diventava complicato. Adesso riprendiamo anche con quello. Insomma, Dio mio, tutto quello che possiamo fare. Noi non siamo nessuno, siamo un'associazione laica e apolitica, quindi... Le chiedo un'ultima cosa, siccome stiamo parlando, alcune cose arrivano con le donazioni, eccetera, ma quando si tratta di raccogliere i fondi, per esempio, per le dentiere, che costano, o anche le bombole, sì. Su che cosa vi basate? Ci basiamo sul fatto che
spendiamo di meno con Alimentis, grazie ad Alimentis, con i nostri fondi. Abbiamo anche delle donazioni private, soprattutto nei periodi di feste, ci fanno il bonifico. E poi il 5 per 1000. Il famoso 5 per 1000. Il famoso, sì. Che qualcuno vorrebbe togliere, invece è una cosa che per le associazioni è importantissima. Allora, se vogliamo far fuori, non lo so, le associazioni di volontariato, quelle piccole soprattutto, che fanno qualche volta meglio di quelle grandi, basta togliere il 5 per 1000. Basta togliere anche il 5 per 1000 perché, ripeto, noi ce l'abbiamo fatta in tutti questi 16 anni, siamo cresciuti parecchio, oserei dire, ebbene, adesso l'unica cosa antipatica è che io sono invecchiato e del futuro non c'è certezza. E trovare un alter ego non è facile, perché ci vuole un pensionato giovane e innamorato di questo, di questa attività. Che dia continuità. Io ce l'ho, ma è occupato troppo in altre faccende e non, speriamo che si liberi. Oggi stavo per portarlo qua, ma siccome non ce l'ha fatta, perché è anche un politico è diventato, ecco, un politico in senso buono, per carità, tutto buono la politica. Però non ha il tempo. Non è il tempo fisico. Questo è un problema però che avete in comune con tantissime realtà, perché vedo che ci sono molte realtà che si reggono sul volontariato di persone di una certa età, perché chiaramente rispetto ai giovani che devono studiare o lavorare hanno più tempo. Però poi occorre il ricambio generazionale. Sì, il ricambio generazionale, soprattutto poi a livello di responsabilità. Certo. Perché ci sono responsabilità civili e penali in questa attività. Essere il responsabile, chiamiamolo presidente, tanto per dire una cosa, un termine esagerato, è un incubo per chi fa questo lavoro. Per me è diventato un piacere immenso, ma anche un incubo in certi momenti, perché dico, capperi, ma tutte queste cose come faccio a farle da solo? Dice, perché non ti procuri, come si diceva, un alter ego, eccetera, eccetera. E trovano un alter ego. Bravo. Presidente, io la ringrazio, vi faccio i complimenti, perché vedendovi sapevo di quello che facevate, ma vedervi all'opera mi ha molto colpito. Quello è importante, perché sul campo bisogna andare a vedere quello, perché dice, ah, quello fa tanto. Vai a vedere. E toccare con mano. Ecco, è toccare con mano. Lei ho già visto ancora di più di quello che avrebbe visto avanti ieri o 10 giorni fa. Ha visto che c'è stato l'assalto a questa nostra dirigenza, insomma, diligente. Presidente, grazie. No, grazie a voi. Buon lavoro a lei e ai suoi volontari. Sì, perché senza loro non si può fare niente, per carità. Ma poi gli ho detto, dove li trova tutti questi volontari gratuitamente? Non è facile. Ogni vita è grande, ogni storia è vera, ogni ragazzino porta un mondo che non c'era. Ogni voce aspetta d'essere ascoltata, ogni bacio sfiora una ferita, ogni vita è grande anche quando non lo sai. Ogni vita è grande, basta raccontarla a qualcuno e riesci per incanto ad accettarla. Ogni frase aspetta d'essere capita, ogni timidezza decifrata. Ogni vita è grande anche quando non lo vuoi. Non invidiare nessuno, nessuno è importante. Anche il potere più forte è un potere apparente, che sa ingannare la mente con una bugia, ma la vita è grande e se lo porta via. Ogni vita è grande, devo ricordarlo quando son distratto o troppo chiuso per saperlo. Ogni madre aspetta d'essere abbracciata, ogni tenerezza ricordata, che la vita è grande anche quando non la vuoi. Non imitare nessuno, nessuno sa niente dell'unica vita che conta, la sola importante.
quella riflessa negli altri è comunque la tua, è una vita grande, quando sei da solo, a provare il volo, ti fa buona compagnia, ogni vita è grande, ogni storia è vera, e racconta oggi un sogno che prima non c'era.